Generalmente i miei pezzi nascono in inglese, e anche questo è nato in inglese. Non avevo mai scritto in italiano, poi ho lavorato con Franco Mussida su un testo in italiano e quindi ho scritto prima dei numeri in italiano per abituarmi al suono delle parole italiane e poi ho tradotto i numeri in parole che rispecchiassero un po' il testo originale in inglese. Mi è piaciuto molto lavorare con Ludovico, ha capito l'idea del pezzo e mi è piaciuto l'arrangiamento, è molto intimo e minimalista. Il brano di Lisa mi è piaciuto fin dal primo istante in cui l'ho sentito, infatti ho chiesto io di farle da produttore, uno per l'amicizia, ma soprattutto perché lo ritenevo veramente diverso e interessante, anche molto in linea con quello che è il mio stile un po' di produrre. Ne ho discusso un po' con lei, ci siamo trovati un paio di volte a provare alcune soluzioni, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista musicale, a sperimentare insieme, e poi diciamo che un po' l'ho rubato il pezzo, cioè ho fatto a porte chiuse tutto il lavoro e le ho fatto sentire il risultato finito così come lo intendevo io, però a lei è piaciuto da subito e per cui non c'è stato bisogno di toccare assolutamente niente. Ho poi chiesto a Daniele di mixarlo perché c'era un grosso bisogno di lavorarci a livello di timbro, di suoni, perché il pezzo è costruito su pochissimi elementi, un insieme, un impasto vocale, alcuni trucchi di pianoforte, ma è il tutto registrato dal vivo. Perciò c'era un grosso bisogno di lavorare insieme al fonico e tirare fuori il corpo dal pezzo. Abbiamo lavorato molto sulle seconde voci, la cosa che preferisco in generale è proprio l'idea di lavorare armonizzando le parti vocali principali. In generale sono molto soddisfatta del pezzo e anche del testo.